Benvenuti alla, al secondo riconoscimento Giovanni Paolo II Città di Bisceglie. Grazie a tutti quanti di essere qui. È arrivato anche un messaggio da parte del presidente Giorgio Napolitano che io leggo. Gentilissimi convenuti, il presidente della Repubblica la ringrazia per averlo informato dello svolgimento della manifestazione celebrativa e premiale ispirata alla figura del Beato Pontefice Giovanni Paolo II. In questo spirito, il Capo dello Stato, nel rivolgere il suo più vivo compiacimento ai vincitori del prestigioso premio, invia a lei e a quanti hanno contribuito alla realizzazione del riconoscimento Beato Giovanni Paolo II e in particolare agli studenti partecipanti il suo sentito augurio di buon lavoro ed un cordiale saluto cui unisco i miei personali. Giorgio Napolitano. Innanzitutto io vi porto i saluti del presidente dell'associazione che si chiama Corrieri Pasquale, il nostro padre, che non è potuto essere presente per motivi di salute. Allora, la nostra associazione nasce nel 1999 dopo che abbiamo saputo che per tantissime volte Giovanni Paolo II veniva in questo piccolo borgo che vedete nelle foto ai piedi del Gran Sasso in visita privata. La nota importante è questa, che il 19 ottobre 2008 il Cardinale ha celebrato una messa ufficiale. Durante la messa ha espresso il desiderio che la piccola chiesa che vedete diventasse il suo santuario. E questa cosa... Scusate. Allora, questa bellissima cosa è avvenuta il 18 di maggio, giorno del suo compleanno, nell'anno della beatificazione. Quindi noi ci siamo fatti, come dire, portatori di questo desiderio del Cardinale, abbiamo inoltrato la domanda al nostro Vescovo e abbiamo, ecco, il suo santuario, il primo santuario in Europa dedicato a lui, che comunque amava le montagne, amava il Gran Sasso e veniva proprio per ritemprarsi e per cercare appunto dei momenti di serenità e di tranquillità. Karol Wojtyła był przede wszystkim związany z rodziną swojej matki. Jego ojciec, Karol, również nie miał rodzeństwa, poza jedną siostrą. Allora, la signora spiega proprio questo che vediamo sullo schermo. Soprattutto Giovanni Paolo II, allora Karol Wojtyła, aveva soprattutto i rapporti stretti con la famiglia della mamma. Matka Karola Wojtyły, Emilia, miała siostrę Marię, a Maria była jednocześnie matką chrzestną Karola Wojtyły. Come vediamo qua, Emilia è la mamma di Karol Wojtyła e la sua sorella è la Maria. E questa Maria era pure la madrina per battesimo di piccolo Karol. Natomiast Maria była matką mojego teścia, czyli... ojca mojego męża. E proprio la Maria era la mamma del suocero della signora qua presente. Pierwsze spotkanie z wujkiem mojego męża było niezwykle ciepłe, serdeczne i poczułam się natychmiast akceptowana. La signora dall'inizio ha sentito verso Karol Wojtyła, suo prossimo zio, futuro zio, grande bontà, grande calore e ovviamente accettazione. To jest pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Witałyśmy się z nim w Krakowie. Tu jest oczekiwanie na jego przylot do Krakowa. Moje córki pod... Questa foto è molto divertente, primo pellegrinaggio di Santo Padre nel 1979 e queste due faccine, queste due ragazze sono le figlie della signora. Ostatni z listów. E questa è la preghiera che conosciamo tutti. Le foto di rito. Ecco, qui è la dottoressa Bernardi.
subcommissario prefettizio. Io vorrei però un attimo chiamare il dottor Cantatore del pastificio Granoro, perché c'è una consegna per la signora Colle e Monsignor D'Ercole. Sì, salve, buonasera a tutti. Pastificio Granoro, una realtà molto conosciuta nel circondario barese, anche in questa occasione manifesta la sua adesione, il suo sostegno, che sarà anche futuro per tutte le prossime esigenze e le richieste che sia l'associazione della dottoressa Col che anche l'associazione del Monsignor D'Ercole inoltrerà, e quindi faremo fronte con un sostegno assiduo e sempre presente. Grazie per il vostro contributo e per il vostro, le vostre belle parole che ci danno coraggio ed energia. Grazie. C'è la consegna anche di una lettera di intenti a Monsignor D'Ercole. Sì, entrambi, un attimo solo. La nostra azienda, da sempre sensibile alle richieste di interventi umanitari e filantropici, forte della propria tradizione imprenditoriale e culturale, in stretta sinergia con le iniziative del proprio territorio, ha deciso di aderire all'invito dell'associazione della dottoressa Claudia Col, dichiarandosi sin d'ora disponibile ad elargire dei prodotti alimentari di propria produzione, ai soli fini caritatevoli e umanitari, nelle quantità e tipologie che volta per volta verranno valutate e modulate nell'ambito delle esigenze commerciali. Pertanto potrete, per tale finalità, rivolgervi direttamente al dottor Cantatore, alla nostra direzione commerciale, per concordare aspetti organizzativi circa la consegna. Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo i nostri migliori auspici per una vita serena, sperando di valutare a breve la canonizzazione di Sua Santità Giovanni Paolo II, indimenticato Vescovo di Roma. Curato 25/5/2013. Sì, questo è per la signora Col e naturalmente anche per Monsignor D'Ercole. Riconoscimento Giovanni Paolo II, medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per gli studi compiuti sulla spiritualità del Beato Pontefice e per l'arte sublime di trasmettere in modo attraente il messaggio cristiano. Sono riconosciuti i meriti al professor Saverio Gaeta. Ecco qua il premio consegnato dalla dottoressa Bernardi e da Monsignor Francesco Lorusso. Riconoscimento Giovanni Paolo II, medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, per la straordinaria testimonianza di fede che comunica il desiderio ardente di Dio e la volontà di seguirlo, per l'attenzione e la predilezione verso i bisognosi. Sono riconosciuti i meriti all'artista Claudia Col. Monsignor Francesco Lorusso e la dottoressa Bernardi consegnano il secondo riconoscimento Giovanni Paolo II, città di Biceglie. A me basta solo dire che ringrazio Dio perché anche quest'anno ci ha donato dei messaggi forti che porteremo nel cuore per un anno fino alla prossima edizione. Grazie.